Quarti di finale, test di Calcio League, torneo Under 18, Serbia-Nigeria. Chi vince affronterà l'Iran in semifinale. Le due squadre scambiano i convenevoli di rito in mezzo al campo. Messa laterale battuta veloce da Bello. Poi la conclusione proprio di Bello. La parata e la rete della Nigeria subito. Subito l'1-0 realizzato da Mattias Bello. Prova a battere Carbotti in profondità. La conclusione, la rete di Daniele Perrini per l'1-1 subito. Angolo lo va a battere Carbotti col mancino direttamente dentro la rete. Anzi, un'autorete probabilmente. È uscito Carbotti, Vinci si posiziona in difesa a sinistra. Chirulli, vediamo se prova la conclusione. Chirulli, una gran rete per il 3-1 della Serbia. Ancora Davide Perrini. Prima da lì ha fatto malissimo. Palo, Perrini questa volta se la gioca. Poi Perrini la rete. La rete del 4-1. Fallo subito da Fragnelli. Torna indietro. Cosma, gran controllo, poi la conclusione due volte e la riapre così la Nigeria con una buonissima rete di Cosma. Giuseppe Vinci, vediamo se va la conclusione col mancino o meno. No, palla che arriva a Carbotti, il tocco sotto delizioso per il 5-2 di Antonio Carbotti, per il capitano della Serbia. Ancora Davide Perrini per Carbotti che scambia con Chirulli. Perrini, passaggio troppo corto, ma è bravo Perrini a riprenderla. Poi col destro Davide Perrini, un'altra bellissima rete della Serbia, 6-2, più 4 per la squadra in maglia biancorossa. Se la porta sul sinistro va a servire Daniele Perrini. Ancora Chirulli per Perrini e c'è la rete del 7-2 della Serbia, subito dopo nemmeno un minuto della ripresa. Qui la mette fuori Marzolla, forse pensava di avere un avversario alle spalle. Non ha provato il controllo, poi Perrini, Chirulli, ancora Daniele Perrini sul sinistro, Carbotti per la rete dell'8-2. Bravo Castellana precedentemente, ma attenzione ancora Daniele Perrini e la rete di Chirulli, 9-2, più 7 per la Serbia. E la rete meravigliosa, gol meraviglioso di Carbotti al volo di destro. Daniele Perrini scambia con un compagno, ma è bravo Cosma ad uscirne palla al piede. Poi la conclusione, la rete, la terza rete della Nigeria. Perrini torna indietro e la conclusione di Chirulli alla rete, l'11° gol della Serbia. Chirulli prova a servire un compagno qui nello spazio, poi vediamo se riesce a recuperarla ancora una volta. Sì, andando addirittura a terra. La conclusione da parte di Carbotti e poi Daniele Perrini la rete, il 12-3. Castellana, Semeraro per Vinci, solo Vinci, Chirulli torna indietro per Semeraro e la rete di Semeraro, il 14-3, più 11. E finisce così quindi con la rete di Semeraro, 14-3 in favore della Serbia, e adesso affronterà in semifinale l'Iran, lascia invece il torneo la Nigeria. Antonio Carbotti, diverse reti, una tra l'altro meravigliosa al volo, una buona partita. Grazie, è stata una partita bella, molto combattuta il primo tempo, il secondo siamo andati in vantaggio di molte reti e
ci siamo divertiti, l'importante è questo. Ecco, vi siete divertiti, avete anche mostrato, secondo me, tutte e due le squadre di giocare bene. Sì, entrambi giochiamo tutti a calcio insieme, quindi ci conosciamo tutti e sappiamo giocare bene tutti quanti. Adesso andate avanti, dovete affrontare l'Iran, semifinale. Sì, in semifinale anche loro sono una squadra molto forte, che abbiamo perso i gironi, cercheremo di mettere il meglio. Diventa sempre più bello. Sempre più bello, sì, fino alla finale, sì. Mattias Bello, avevi un po' illuso i tuoi compagni con quel gol all'inizio? È stata una bella partita, molto combattuta. Ci siamo divertiti molto perché era una partita tra amici, perché ci conoscevamo tutti, che andiamo tutta la stessa scuola calcio. E abbiamo giocato bene il primo tempo, poi il secondo abbiamo mollato un po' e ci hanno sovrastato di gol poi verso la fine. Forse eravate meno forti, però comunque avete lottato fino alla fine, cioè vi siete impegnati comunque fino agli ultimissimi minuti, anche quando eravate sotto di 10 gol. Sì, perché era una partita molto importante, perché volevamo vincere, non volevamo abbandonare questo torneo e purtroppo abbiamo incontrato avversari molto forti e ci è andata così. Lasciate il torneo però dopo esservi divertiti e dopo aver giocato bene. Sì, posso dire che è un torneo ben organizzato, invito a tutti a partecipare perché ci si diverte molto e poi è bello perché ci si diverte. Sì.